Ciao a tutti! Da qualche mese, oltre alla creazione di contenuti VR per le aziende, aiutiamo i nostri clienti nel portare l'esperienza della realtà virtuale in tutti i momenti come fiere, meeting, congressi. Insomma, ovunque questo strumento possa aiutare a comunicare meglio ed in modo più efficace. Lo facciamo grazie a un nuovo servizio di noleggio dei visori Oculus Go, che potete scoprire su noleggiovr.it. Raccogliendo alcuni mesi di esperienze e molti feedback arrivati dal campo, ho creato una guida con 11 consigli pronti all'uso che eviteranno di farti perdere tempo e denaro. Se vuoi portare la realtà virtuale al prossimo evento aziendale, forse hai già capito che uno strumento come Oculus Go può fare a casa tua e forse hai già messo in campo un fornitore fidato per la creazione dei contenuti VR. Ho raccolto questi 11 consigli dedicati proprio al momento in cui ti troverai a gestire l'utenza pronta a gustarsi l'esperienza della realtà virtuale presso il tuo stand o il tuo spazio promozionale. Ma veniamo al punto. Oculus Go è a mio avviso uno degli strumenti migliori da utilizzare, ma occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti. Ne vuoi uno in anteprima? Lo sapevi che il visore ha una batteria ricaricabile con un'ottima durata, ma il suo telecomando invece ha al suo interno una normale pila stilo? Attenzione, perché se la batteria del telecomando si esaurisce, il visore diventa inutilizzabile. Infatti, al contrario del cugino Samsung Gear VR, non ha il secondo ponte dei comandi posto a lato. Il consiglio è semplice. Tieni d'occhio l'indicatore della carica del telecomando. Nella guida ti indico dove guardare e tieni con te qualche batteria stilo nuova. Insomma, una piccola mossa per evitare un grande problema. Per il resto dei consigli ti aspetto tra le righe della mia guida gratuita. E ricorda che se desideri pianificare con me il prossimo strumento in realtà virtuale, in realtà aumentata o mista per la tua azienda, vai su visualpro360.it o noleggiovr.it. Troverai comunque qua sotto tutte le indicazioni. Grazie per l'attenzione e buon lavoro!